Siamo con il sindaco Pierluigi Biondi e con il maestro Leonardo De Amicis alla conferenza per l'inaugurazione dei cantieri dell'immaginario per l'edizione 2019. Si è parlato anche oggi, anche in questa occasione, di un tema molto caro agli aquilani, un tema necessario, la sinergia. Sindaco. Sì, è un cartellone ricchissimo di eventi per tutte le età e per tutti i gusti, che va dal parte il 6 luglio con Simone Cristicchi e si chiude il 1 di agosto con Goran Bregovic. In mezzo c'è danza, musica classica, arti di qualsiasi genere, ci sono degli spettacoli riservati ai bambini tutti i martedì per i più giovani, martedì pomeriggio, così come in linea con quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Tema fondamentale, ci sono due temi fondamentali. Uno è quello della contaminazione tra generi, tra associazioni, tra esperienze, tra curriculum diversi. Il secondo è quello che si tratta di tutti pezzi unici che vengono fatti per l'Aquila, che si possono vedere solo all'Aquila, in una stagione culturale che si chiuderà idealmente il 1 settembre con la maratona jazz, ma che in mezzo vedrà anche lì eventi e iniziative per allegrare, per riempire di gioia questa città, ma soprattutto per spingere le persone a ritrovare quello spirito di comunità che il terremoto ha fiaccato ma non ha cancellato. E un ringraziamento speciale, particolare a Sospiri e Sant'Angelo per parte dell'impegno di spesa. Assolutamente sì, perché hanno contribuito, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha contribuito economicamente, ma soprattutto mettendo a disposizione gli spazi dell'emiciclo, che sarà, diciamo, la location che più frequentemente ospiterà gli spettacoli. Altri ringraziamenti naturalmente sono dovuti a tutte le istituzioni riconosciute dal Ministero, ma anche le altre istituzioni non riconosciute dal Ministero che hanno collaborato, parliamo di 20 associazioni, in particolar modo al Teatro Stabile d'Abruzzo e al consigliere d'amministrazione Leonardo Bizzarri, che ha coordinato le attività, e poi naturalmente al nostro amico, al nostro artista aquilanissimo Leonardo De Amicis, che è il direttore della rassegna, lo sarà anche per la perdonanza dopo i risultati straordinari dell'anno scorso, che sicuramente verranno replicati, o perlomeno ce lo auguriamo con tutto il cuore, per l'Aquila soprattutto, non tanto per l'amministrazione. E all'aquilanissimo maestro Leonardo De Amicis, direttore della rassegna e della perdonanza, sia dell'anno scorso sia di quest'anno, chiediamo appunto che effetto fa essere a capo e cercare di coordinare una rassegna del genere con un'apertura come quella con Simone Cristicchi e una chiusura con Goran Bregovic addirittura. Sì, l'effetto è sicuramente positivo, cioè, diciamo che uno accetta un impegno così per amore della propria città. Un impegno gravoso, un impegno di responsabilità, anche di gestione dei rapporti, come ho detto prima in conferenza, questa cosa si può fare grazie all'aiuto, alle sinergie delle associazioni, grazie all'aiuto di tutti, poi grazie a loro riusciamo ad essere sinergici con l'esterno, con le persone, con gli artisti internazionali come Bregovic o come Sgarbi che verrà, non li elenco tutti, ma quest'anno è un degno proseguimento dell'anno scorso. Diciamo, abbiamo alzato un po' l'asticella, sarà un bel festival. E anche una mole di lavoro l'aspetta notevole tra la rassegna dei cantieri dell'immaginario e la perdonanza. Il lavoro c'è sempre, è grande, della perdonanza non ti dirò niente, lo so che la domanda era subliminale, però è un impegno che ho preso l'anno scorso con l'Aquila per la perdonanza e mi piace mantenere gli impegni, per cui mi impegnerò allo stesso modo, con la stessa forza, avrò lo stesso aiuto, il sindaco mi sostiene con tutte le forze locali e cercheremo di fare un bel, come dire, una bella perdonanza anche quest'anno. Grazie a Leonardo De Amicis e al sindaco Pierluigi Biondi e rimaniamo in attesa dell'inizio il 6 luglio dei cantieri dell'immaginario 2019.